Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Turandot, terzo atto, Nessun dorma, e l'aria più famosa di quell'opera è probabilmente la romanza per tenore più nota di tutta la storia della lirica. Se tu ascolti Nessun dorma per tutta la durata dell'aria, sono 3 minuti, apprezzi la salita verso il do di petto finale del tenore, diciamo, Pavarotti la esegue in modo mirabile. Ma se tu, per assurdo, non ascolti 2 minuti e 45, 2 minuti e 50 e senti solo quella nota, quel do di petto nel silenzio, puoi confonderla con un urlo, una cosa non cogli la salita e la nota mirabilmente presa, ti sembra un'altra cosa. Perché ho fatto questo esempio? Perché se tu in un qualunque racconto, nella qualunque comprensione di un fenomeno, amputi dei pezzi e arrivi solo alla parte finale, rischi di avere una comprensione mutilata o addirittura una non comprensione di quello che accade. Se tu guardi soltanto ora, in questi giorni, in questi minuti, la vicenda Israele, Hezbollah, Hamas, Iran, se la guardi solo oggi, puoi cadere nell'errore di dire i belligeranti, le due parti, come se ci fosse equivalenza, come se ci fosse intercambiabilità. E, come dire, a questo conducono anche alcune dichiarazioni deludenti della politica italiana, terribili a sinistra, ma, lo dico con franchezza, un po' deboli anche a destra, la de-escalation, gli appelli alla moderazione. Per carità, si comprende la ragione, nessuno può essere un fan della guerra come tale. Ma questo è esattamente il rischio che commetti se tu guardi solo questo pezzo finale. Tu devi partire perlomeno dal 7 ottobre. Che cosa è stato il 7 ottobre? Il 7 ottobre è stato non solo un orrendo eccidio, 1200-1300 cittadini israeliani trucidati, altri 300-400 rapiti, bambini massacrati nei loro lettini, eccetera, ma è stato il culmine, vedi come si sale verso, ahimè, il do di petto attuale, è stato il culmine di una operazione, in quel caso commessa da Hamas, ma con via libera dello sponsor iraniano, che è quella di arrivare alla cancellazione dello Stato di Israele. Dal 79, quando è stato installato l'orrendo regime degli Ayatollah a Teheran, il clero iraniano opprime il proprio popolo, segrega le donne, perseguita i dissidenti, uccide e tortura gli omosessuali, reprime ogni forma di dissenso politico, eccetera. E questo è già terribile rispetto alla gente, ma soprattutto avvelena l'area attraverso dei proxy del terrore, Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica, e l'obiettivo finale è la distruzione dello Stato di Israele, il che è nello statuto di Hamas, è negli obiettivi di Hezbollah ed è l'obiettivo dell'Iran nel momento in cui vuole dotarsi dell'arma nucleare, percorso che non sappiamo a quale stadio sia. Il 7 ottobre è uno scatto ulteriore, perché a questo punto si passa all'offensiva da pogrom, da piccolo ma altrettanto feroce olocausto. Israele reagisce a questo. Che cosa ha cercato di fare Israele quest'anno? Di mettere in ginocchio Hamas, ora di decapitare Hezbollah e anche di praticare deterrenza attiva rispetto al regime degli Ayatollah iraniani. Ora quel regime è in difficoltà, ieri ha reagito, ma si è trattato di una reazione neutralizzata da Israele. Questo è il momento di capire se ci sono le condizioni per far implodere il regime. Non sarebbe una cattiva notizia, sarebbe una notizia eccellente in primo luogo per i milioni di iraniani, di donne, di uomini, di giovani, di ragazze, di ragazzi oppressi. Vedi come le cose cambiano prospettiva se le guardi dall'inizio? Vedi come quell'aria la comprendi meglio all'ascolto, arrivando al do di petto, se la ascolti dall'inizio? Il problema della politica e dell'informazione italiana
e che si concentra sull'ultimo giorno, sull'ultimo minuto, sull'ultima nota. E questo è il modo migliore di non comprendere, di non far comprendere le cose. Israele combatte certo per se stesso, fa bene, ma combatte per tutti noi contro l'estremismo fondamentalista, contro il tentativo di sottometterci, contro il tentativo di conquistare terreno là da parte degli integralisti, ma porre anche le condizioni per l'avvelenamento qua, attraverso il terrorismo e la propaganda integralista. Non dimentichiamolo mai, il discorso bisogna farlo tutto insieme.